Ciao ragazzi, ciao a tutti, e allora rieccoci insieme, ragazzi. Ovviamente nuovo arrivo e quello che è il mio tempo libero, poco purtroppo negli ultimi tempi, però lo dedico e soprattutto lo sacrifico per portare avanti quello che sto portando su questo canale ormai da diversi anni. E quindi nuovo arrivo, dicevo, per quanto riguarda sia l'universo di Sensea sia per quanto riguarda l'universo di Sailor Moon. Però ovviamente questa poi la andrò a recensire, penso domani o nel weekend, e la pubblicherò ovviamente la recensione sul mio canale Sailor Moon Italia. Quindi se siete tra quelli che non sapevano che io ho anche l'altro canale, vi lascio qui il link, potete raggiungermi e seguirmi anche sull'altro canale. Però io ovviamente la priorità per me resteranno sempre i MIT e Sensea. Dunque, MIT rilasciato l'agosto scorso, quindi agosto, settembre, ottobre, diciamo che ci è andata bene da questa volta. Ragazzi, io devo dire che di questo MIT sono veramente molto curioso. Perché? Perché da quello che vedo qui come immagine della confezione, devo dire che si prospetta veramente un bel MIT. Quindi per quanto riguarda l'aspetto estetico, spero non mi deluda. E quindi io direi, a parte che sono curioso anche di vedere questa colorazione com'è, quindi, come dicevo, non perdiamo altro tempo, andiamo insieme nella postazione a scoprire questo MIT, il contenuto della scatola, insomma tutto quello che comporterà questa recensione, e noi come sempre ci vedremo nella parte finale per gli ultimi commenti e saluti finali, appunto. Quindi, prego! E allora, aperta la confezione del nostro Yoga, al suo interno troviamo tre blister. Dunque abbiamo qui Yoga, anche per lui i pugni già con la colorazione del Soclot, e continuo a dire anche per questo quarto MIT perché Bandai ha scelto questa soluzione per questi V3, sia per quanto riguarda quelli della linea classica sia per quanto riguarda questi X, quindi pugni nudi non ce ne sono. Abbiamo i coprispalla, qui possiamo vedere diciamo i gancetti in bella mostra. Immagino che dovendosi inserire qui nei foretti presenti sulle spalle andranno poi a ribaltarsi all'interno, no? Mi auguro che sia così, ma penso proprio di sì. Abbiamo qui il busto superiore con il bavero e con la pettorina grande. Abbiamo qui il suo diadema, abbiamo qui la pettorina più piccola per le pose più dinamiche, abbiamo il gonnellino, le ginocchiere, abbiamo i bracciali, poi abbiamo gli schinieri, ovviamente anche questi composti da parte alta in metallo e parte bassa in plastica, e due coperture per le mani, quindi in effetti un solo paia. Passando adesso al secondo blister, all'interno abbiamo, diciamo, tutta la struttura del totem. In effetti possiamo vedere come già qui la base del totem ha una forma un po' più ovalizzata, perché ovviamente il totem, essendo un ex, è anche più grande, e poi bisognerà vedere se è tutta plastica o metallo. Non lo riesco a capire da qui perché è tutto protetto ovviamente dal blister. Abbiamo anche l'asta che servirà come da supporto per una delle due zampe, abbiamo le due zampe qui, e questo altro pezzo che in effetti non so dirvi cosa sia perché non ho ancora aperto il libretto delle istruzioni, ma immagino voglia servire sempre per il totem. Poi ve lo farò sapere quando aprirò il suo libretto. Arrivando così anche all'ultimo blister, al suo interno troviamo la capigliatura per poter inserire, fargli vestire il suo diadema. Abbiamo quattro volti, tutti e quattro bendati per il nostro Yoga, quindi più quello già presente sul MIT sono 5 volti. Abbiamo ben 4 paia di mani, 2 mani giunte per l'Aurora Exclusion, e in più abbiamo queste bellissime ali che per fortuna Bandai ha dato una nuova forma e più fedeli
anche queste all'anime, così come sono state quelle di Pegasus V3. E in più, ovviamente, anche per il nostro cigno non poteva mancare il suo libretto delle istruzioni. Perfetto, ragazzi, come sempre succede, diciamo di norma nelle mie recensioni, il primo step riguarda il totem. Ovviamente, quando si tratta, come ho già detto diverse volte, di prodotti, ad esempio, Yoce, vedete che io dei Cavalieri d'Oro intendo. O anche per quanto riguarda quelli che sono stati i tre giudici degli inferi, poiché sono solo versioni Oce, quindi con una colorazione diversa, non vado a montare di nuovo i totem. Ma essendo che per quanto riguarda questi V3 EX, anzi per quanto riguarda questi V3, per dire meglio, fino adesso c'erano solo le versioni classiche, è ovvio che, come ho sempre fatto, vado a montare anche i totem perché si passa da una linea classica a una linea X, di conseguenza tutto dovrebbe essere migliorato. E in effetti devo dire che, essendo questo il quarto cavaliere di bronzo, quindi il penultimo di questa casta V3, perché all'appello manca solo Phoenix, diciamo che su quattro mit usciti, tre di questi mi hanno sorpreso e meravigliato. Sono stato deluso proprio dal totem di Andromeda, ma tant'è che già ve l'ho detto nella sua recensione, ci ho fatto pure un breve video di confronto tra il totem classico e il totem X, e insomma, però per quanto riguarda questo qua del cigno, sono veramente molto contento che il risultato sia stupendo, così come lo era già come totem del mit classico, e certamente ho riscontrato delle differenze per quanto riguarda le versioni. Ora, non volendovi citare pezzo pezzo dove vanno appunto tutti i componenti di questo clot, perché il libretto delle istruzioni è molto facile, sono 5 step in totale da seguire per la fase di montaggio, quindi vi basta sapere che non è niente di così complicato, anche se bisogna prestare attenzione perché, pur essendo un totem X, però ad esempio a me si divide molto facilmente, diciamo, la zona centrale del corpo dalla testa. Però poi, una volta incastrato il tutto, vedete che il totem non si muove. Dunque, detto questo, e confermando la bellezza anche di questa versione X, perché a me già piaceva molto come totem della linea classica, infatti, come ho fatto per gli altri tre, anche questo mit, poi, una volta che avrò montato Yoga, andrò a smontare quello classico e ci monterò il totem. Però devo dire che effettivamente, ecco, questo totem X è molto più bello, a parte la colorazione, della quale poi ci parlerò dopo, nello step con Yoga. Però per quanto riguarda il totem, ragazzi, veramente bello. Sarà che a me il cigno come animale è sempre piaciuto, sarà che Yoga, essendo appunto cavaliere del cigno, quindi già un animale che mi è sempre piaciuto, legato alle energie fredde, quindi ho una predisposizione proprio per questo tipo di energie fredde oppure comunque legate all'acqua. E insomma, Yoga è stato il mio primo cavaliere preferito in assoluto quando ho iniziato a guardare i Cavalieri dello Zodiaco, quindi amavo proprio questa armatura. Dunque, abbiamo un totem tutto in plastica, base compresa questa volta, e gli unici pezzi di metallo sono quelli, ovviamente, del clot, che ci serviranno anche per Yoga dopo, e questa asticella. Ora, sul totem della linea classica, la base era, forse, non mi ricordo se più o meno, cioè più grande di questa o più o meno della stessa grandezza, però ricordo che era tutta in metallo.
Questo perché? Perché il cigno in effetti non è che era centrato proprio così sul tote, sulla base, perdonatemi, ma si trovava spostato più dietro. Probabilmente il piede, ora non ricordo alla perfezione, comunque ricordo che non è che c'entrava proprio il totem. Diciamo che il totem del Myth Classico lascia intendere un cigno ormai quasi in fase di decollo, perché era più slanciato verso l'alto e ripeto, comunque era proiettato più verso la parte finale quindi di dietro della base. Di conseguenza, per bilanciare diciamo questa postura del cigno, la base doveva essere per forza tutta in metallo. Serviva anche lì e serve anche lì comunque l'asta. Qui diciamo che serve giusto per dare quel supportino in più. Infatti parte va fissata nella base, parte invece va fissata all'interno della zampa. Però ragazzi, qui è tutto molto molto leggero, quindi il totem anche senza quell'asta si mantiene benissimo da solo. Però ecco, c'è e quindi è giusto inserirla, giusto per dare ancora più stabilità al nostro totem. Mi piace molto il fatto che qui abbiano scelto questa sorta di scocche, no? Che vanno comunque a coprire questa zona, ovviamente dove si vedrebbero tutte le giunture, i vari pezzi di come è composto il corpo, e crea comunque una bella continuità, e una linea molto pulita del cigno. E poi soprattutto mi piacciono le ali perché finalmente hanno dato quella curva e quelle punte alle stesse piume, così come le vediamo nella serie di Ade. Quindi bello, veramente molto molto bello. Ragazzi, io non vi dico dov'è che vanno montati tutti i pezzi, altrimenti qui ci restiamo per delle mezz'ore. Però, ripeto, la fase di montaggio non è molto complicata, va seguito il libretto passo passo, ma comunque ci si riesce in un tempo anche abbastanza ragionevole. E quindi che cosa dire? Che sono rimasto veramente molto contento. Le uniche cose che non ho montato sul totem sono le placchette per le mani, perché vanno montate anch'esse sotto la base. E come ho detto tante volte, è inutile andare a mettere delle placchette lì sotto, soprattutto quando poi ne esce anche un solo paio dalla confezione, non si vedrebbero e c'è il rischio sempre che si possano staccare, perdersi, graffiarsi, cadere a terra, insomma, tanto vale tenerle al sicuro nel blister. Ragazzi, io promuovo totalmente questo totem e adesso mi dispiace che dopo tanto lavoro lo devo smontare, perdonatemi. Per poter montare il nostro yoga. Comunque per me totem veramente molto bello e superato, e sono contento visto quanto amaro in bocca mi aveva lasciato invece il totem di Andromeda. Detto questo, ragazzi, ci vediamo tra un attimo e andiamo insieme ad analizzare yoga in armatura. E dunque, ragazzi, passiamo adesso alla recensione proprio di yoga. Io devo dire che al di là di quello che adesso vi mostrerò, però credo che questo Myth, per quanto riguarda
ovviamente il suo aspetto estetico, quindi proprio volti, i suoi capelli, insomma, quello che di solito vado sempre a trattare per primo argomento. Ecco, io devo dire, ragazzi, che veramente il lavoro qui è straordinario. Vi dico questo perché vi ho preparato una serie di collage proprio per quanto riguarda l'aspetto estetico, e andremo insieme a vederli in maniera molto rapida. Però sappiamo che comunque i nostri cavalieri proprio nella serie Ade sono stati molto curati a livello estetico, e questo si vede, si è visto subito, a differenza ad esempio di Asgard, di Nettuno, ma anche della Guerra Galattica, la corsa attraverso le 12 case, perché il tratto proprio del disegno è stato molto 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 curato nella serie Ade. Di conseguenza, questi personaggi che appartengono a quella serie, quindi alla serie Ade, anche qui Bandai ha prestato molta attenzione, e quindi faccio i miei complimenti a Bandai per quanto riguarda l'aspetto estetico di questo MIT, perché immagino conveniamo tutti nel dire che è la copia perfetta di quello che si vede nell'anime. Ora vi mostro questo primo collage dove appunto ho messo un po' tutti i volti di yoga che abbiamo avuto nel tempo. Ripeto, è vero che in base all'armatura c'è stata una stagione e ovviamente ci sono stati dei disegni, quindi Bandai penso abbia tenuto conto anche di questo per far sì che ogni MIT potesse assomigliare il più possibile a quel personaggio di quella saga. Però ve li faccio vedere giusto per farci anche una rinfrescata, ovvero partiamo con questo primo collage dove possiamo vedere il MIT V1 del 2010, che secondo me questo è quello proprio riuscito peggio, e non ha proprio nulla a che vedere con yoga, quanto riguarda la Guerra Galattica fino alle 12 case. Poi ovviamente vi ho inserito anche il V1 Revival del 20° anniversario, perché comunque è la stessa identica cosa del Revival, qui cambierà solo la colorazione del suo clot. E come potete vedere anche qui non credo che si possa dire che questo MIT somigli a Yoga V1 delle 12 case, assolutamente no, l'ho detto tante volte, a me questo MIT, il volto e i capelli di questo MIT ricordano molto invece Midgard del film. Poi abbiamo il V2X, in effetti io il V2 classico neppure l'ho messo in mezzo perché sappiamo che sarebbe il capoccione, quindi un giocattolo a tutti gli effetti, però abbiamo il V2X e già qui diciamo che un miglioramento c'è, ma già da qui possiamo vedere la differenza con il V3, ma vediamo dopo, o quantomeno da questo collage possiamo vedere la differenza con il personaggio dell'anime. Abbiamo poi ovviamente il V3 classico, e anche qui comunque per l'epoca, come ho detto tante volte, furono un successone questi V3, ma a oggi ovviamente si vede una netta differenza tra il prodotto da collezione e l'anime. Poi abbiamo anche la versione comunque Yoga Aquarius X, e ragazzi, vedete come ad esempio i tratti somatici qui del volto sono un po' più paffuti. Quindi secondo me, soprattutto anche la capigliatura qui sembra essere un pochino più arronzata rispetto alla versione animata di Yoga nella serie Ade. Poiché non c'entravano tutti in questo collage, li ho suddivisi, andiamo a vedere le ultime due versioni, ovviamente sempre confrontando col personaggio anime di Ade, della serie Ade, e quindi vediamo anche il V4 Classic. Anche qui diciamo che il volto è molto carino rispetto ai classici usciti tempo addietro, migliorato sicuramente anche di più rispetto al V3, però qui abbiamo anche il volto del V3X, e ragazzi, confrontando, come vi dicevo prima, il V3X con questo frame dell'anime, io credo che sia proprio la copia spiaccicata, quindi per il momento secondo me questo V3X a livello estetico è quello riuscito meglio,
il più bello fra tutte le versioni di yoga ed è per me la copia spiaccicata della sua controparte animata per quanto riguarda la serie Ade. Passando poi successivamente al terzo schema, quindi al terzo collage, che cosa vi voglio mostrare? In effetti io e la mia carissima amica Marina tempo fa ci stavamo interfacciando su questo Meet e si parlava appunto della presenza o per meglio dire l'assenza in questa versione di yoga di un volto senza il bendaggio, magari con gli occhi anche aperti. E si parlava nel caso fosse stato possibile invece poter utilizzare il volto del V2 per fare l'upgrade su questo Meet laddove qualcuno non lo volesse a tutti i costi con il volto bendato. E quindi vediamo il V2 X con il V3 X. In effetti il V2 anche presenta un volto con l'occhio soltanto chiuso. Però io credo che ci sia una differenza proprio un po' di spessore, di grandezza, quindi proprio sulla parte delle guance tra i due Meet, soprattutto anche per quanto riguarda poi la capigliatura che va a coprire parte degli occhi. Quindi io non so se sarà possibile effettivamente fare questa sostituzione o questo upgrade per meglio dire, però ripeto, vedendo un volto qui sul V3 X un po' diverso rispetto al V2X ho i miei dubbi. Però ragazzi, se qualcuno di voi invece già l'ha preso questo Meet, magari ha anche a disposizione il V2X, io purtroppo non avendolo in vetrina dovrei andarlo a ripescare chissà dove, perché li tengo conservati, ecco, non posso fare la dimostrazione qui in video se non solo mettendovi i due volti a confronto con questo collage. Però se qualcuno di voi l'ha fatto e non ha riscontrato problemi nell'attaccatura del volto al perno della testa, così come con l'inserimento del diadema e della chioma, ecco, fatecelo sapere sotto in modo che diamo un'informazione in più a chi seguirà questo video più avanti. E poi per quanto riguarda sempre l'armatura, potete vedere che ad esempio qui la differenza tra V2 e V3 è a partire non solo già dalla pettorina, dove la V2 ha questa sorta di striscia al centro della pettorina che arriva fino al bavero, cosa che invece poi cambia, anche le decorazioni sulla pettorina stessa vengono un po' modificate. La pettorina della V2 comunque sembra anche un pochino più appiattita rispetto a questa V3 che è un po' più generosa. Cambia ovviamente la forma dei coprispalla, quelli della V3 mi piacciono tantissimo perché hanno queste punte un po' rialzate, e in ultimo cambia ovviamente anche lo stile delle alette diciamo di questo suo diadema, perché a differenza del V2 sul V3 sono più stilizzate, più allungate, più assottigliate. Resta però anche sulla testolina qui del cigno il dettaglio di un occhio rosso e un occhio blu, così come abbiamo visto anche sul totem, e questo dettaglio degli occhi bicolori mi è sempre piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda invece adesso il colore di questo clot, dunque vi mostro quest'altro collage dove vi ho messo un frame proprio in primo piano di yoga. E che cosa c'è da dire? Allora, consideriamo che la saga Ade si svolge tutta di notte, fatta eccezione per i campi Elisi, però lì poi le armature subiscono una metamorfosi, lo sappiamo, e quindi cambia la loro colorazione. Però devo dire che ad esempio io dal vivo vedo questa colorazione di questa V3 di un blu ghiaccio tendente al violaceo veramente molto molto intenso. Se prendiamo ad esempio la V1, ad esempio prendiamo la V1 Revival, che lì già su alcuni pezzi in plastica soprattutto c'è questa colorazione tendente al color ghiaccio. Se prendiamo poi la V2X vediamo che questa colorazione è un po' più presente, su questa V3X veramente molto molto presente, quindi io mi auguro che quando arriverà la versione divina non sia proprio blu come è la versione divina di questo Meet, però nella versione decimo anniversario, perché sarebbe veramente poi troppo, si discosterebbe tantissimo dall'anime.
Però qui sul NIT la colorazione è veramente tanto tanto presente, mentre invece se focalizziamo la nostra attenzione su questo collage, ripeto, tenendo conto che lì tutto si svolge di notte, sì, questo color ghiaccio, questo blu violaceo è presente anche in questo frame dell'anime. Però secondo me per qualche piccola tonalità si accosta un po' di più alla V2X. Forse guardando la foto ufficiale del V3 qui sopra si potrebbe dire che somiglia molto al V3X. Però dal vivo ragazzi vi ricordo e ve lo ripeto per meglio dire che non è così chiara la colorazione come si vede sulle foto ufficiali Bandai, ma veramente molto molto intensa. Quindi per me la colorazione di questa V3 dell'anime si accosta un po' di più alla V2X. Poi per quanto riguarda invece l'ultimo collage, ovvero il quinto, in effetti qui, come vi accennavo prima, per questa versione di Yoga Bandai ha deciso di inserire all'interno di questa confezione, come abbiamo visto, tutti i volti unicamente bendati. Perché? Perché per una questione di coerenza è vero, Yoga con questo volto bendato appare dal primo episodio che riguarda ancora la scalata alle 12 case, quindi il capitolo santuario, fino al capitolo Elisio. Quindi anche quando arriverà con la sua armatura divina, immagino Bandai lascerà questo mito unicamente con il volto bendato. Vi faccio vedere anche da questo screenshot che in effetti anche nei Campi Elisi ha questo bendaggio. Ora, però, con questo collage vi voglio mostrare un'altra cosa, ovvero vediamo che con il V3 classico Bandai ci diede la possibilità di poter scegliere tra un volto statico e quello bendato. Idem per quanto riguarda il V classico, sia quindi un volto normale che quello bendato, e se non ricordo male anche con quello del 15 anniversario è stato così, e anche per quanto riguarda il V2X. Ora, per quanto riguarda il V2X, c'è da dire che qui abbiamo la presenza del volto ad occhi aperti, perdonatemi, con il volto unicamente con l'occhio chiuso, quello sinistro. Perché? Perché nella saga di Nettuno è Abadir che si vendica con Yoga o su Yoga, ferendolo all'occhio così come si era ferito lui per salvarlo. Ve la ricordate, no? La trama, immagino di sì. Però che cosa succede? Che vediamo che Yoga ha anche un bendaggio al collo perché era stato ferito da Lemuri prima di arrivare alla colonna custodita da Abadir, quindi da Isaac Kraken. Quindi in questo caso, se Bandai ha voluto mantenere la fedeltà di questo personaggio con il volto bendato, quindi del V3, che ripeto è presente questo bendaggio dal santuario fino all'Elisio, okay, della serie Ade, anche nella serie, quindi con il V2X, avrebbe dovuto mantenere la fedeltà dandoci almeno un doppio collo con il bendaggio, cosa che fece invece con i MIT della linea classica, perché vi mostro questa foto. In effetti questo è il blister di Kraken, quindi il MIT della linea classica, che contiene al suo interno il collo fasciato, quindi bendato, ed il volto con l'occhio chiuso. In effetti questo extra serve per il V3 classico. Però diciamo che anche qui manca di coerenza, perché sarebbe stato più idoneo farlo poi per il V2 classico, considerando che quando i ragazzi si scontrano nel regno di Nettuno, lì indossano le V2 e non le V3. Quindi detto tutto questo, ragazzi, che cosa voglio dire? Voglio dire che va bene la coerenza, quindi tutti questi volti bendati, compreso anche quello che servirà per raggruppare i quattro personaggi, ricreare la scena di fine capitolo santuario, quindi quando al castello di Ade spariscono, svaniscono, si dissolvono nell'aria i rinnegati, e quindi li vediamo in questa scena.
e quindi va bene anche questo, però almeno l'opzione di poter scegliere un volto senza il bendaggio. Ad esempio, io sono uno che ama molto il dettaglio dell'occhio, questo su tutti i miti, anche con Virgo. Io lo espongo sempre con gli occhi aperti, non mi piace vederlo con gli occhi chiusi, anche se è un suo dettaglio, un suo distintivo quello. Però ecco, un personaggio così bene riuscito come questo Mitty in questo caso, è veramente un peccato doverlo esporre solo con un occhio aperto. Quindi questo è tutto quello che vi volevo dire anche per quanto riguarda il fattore volti. Ragazzi, dopo avervi fatto una testa così con tutte le mie paranoie per quanto riguarda i volti, ripeto che comunque lo trovo fantastico nonostante tutto, perché le mie sono soltanto delle constatazioni, degli appunti che io faccio, però cioè il MIT comunque a me piace veramente tantissimo e quindi per non perdere altro tempo andiamo anche a confrontare il V3 con il classico. E allora, come vi dicevo, io ho abbassato anche un pochino la luminosità della mia reflex per farvi vedere come effettivamente è presente questa colorazione di un blu ghiaccio tendente comunque a un violaceo. Chissà poi quello di Phoenix come arriverà a questo punto. E con il colore del classico. Ora qui, se voi prestate attenzione al dettaglio dei coprispalla, della pettorina, delle parti laterali del gonnellino, per quanto riguarda anche la parte in plastica degli skinieri, vediamo che a parte che anche qui si nota la differente colorazione tra il metallo e la plastica, però effettivamente forse dal video non si vede tanto. Adesso aumento un po' la luminosità, altrimenti va a finire che non si vede niente, insomma. Questa colorazione tendente al color ghiaccio c'è, è molto molto leggera e quindi mi sembra quasi simile al frame dell'anime, ok? E c'è. Qui invece, come abbiamo visto, è veramente molto molto presente questo colore blu, che non è che è male assolutamente, però secondo me è stato veramente caricato troppo. Per quanto riguarda anche la zona skinieri, effettivamente si vede tantissimo questo distacco tra la plastica e il metallo. Due cose non mi piacciono di questo MIT X, ovvero che qui si vedono molto praticamente l'apertura delle sferette delle anche, vedete? Cioè, è vero, anche qui si nota leggermente, ma qualcosa veramente di appena percettibile, perché qui avevamo proprio una sferetta completa. Qui invece hanno, non so, forse modificato qualcosina. Comunque la zona dell'inguine è veramente inguardabile, e almeno con questa posa che gli ho dato io. E poi per quanto riguarda invece la parte del retro degli skinieri, vedete che non ho capito perché Kurumada abbia voluto creare questi skinieri senza questi pezzi dietro, solo Pegasus al momento ha gli schieri completi, però abbiamo visto che su Dragone, su Andromeda, su Cigno ci sono queste parti mancanti e io odio questo dettaglio, perché voglio dire, che senso ha non coprire questa zona? Ma comunque andiamo avanti. Vedete che mentre qui, come si vede nell'anime, vi faccio vedere anche lo screenshot, effettivamente sono proprio così. E anche sul MIT classico è stata riproposta questa parte mancante di questi skinieri. Però, cioè voglio dire, qui è tutto più ridimensionato, ok? Quindi proprio come si vede nell'anime. Guardate invece dietro al MIT X, cioè qui manca proprio lo skiniero completamente, quasi quasi. Quindi è veramente un qualcosa brutto da vedere, ma veramente molto brutto da vedere. Quindi non mi piace, per fortuna che il MIT va montato frontalmente, però voglio dire, caspiterina, cioè è proprio una parte molto abbondante di skiniero che manca. Diciamo che in proporzione dovrebbe essere uguale, però qui
fa meno, passatemi il termine, schifo di come invece si vede qui dietro. E questo mi dispiace veramente tanto perché, come potete vedere, nel complesso questa V3 è molto bella, almeno secondo i miei gusti. Andiamo direttamente, ragazzi, alla conclusione di questo video perché ho paura che sia venuto veramente troppo lungo. Vi voglio mostrare, come vi dicevo prima, il dettaglio sempre della parte mancante degli skinieri dietro. Ho preso Shun, che era quello più facile da recuperare in vetrina. Vedete che anche qui manca questa parte, ma è molto più ridimensionata, quindi diciamo la parte proprio che arriva da metà polpaccio a metà caviglia, parte alta. E qui, ragazzi, invece, come già vi dicevo prima, vedete, manca proprio tutta una zona di protezione dietro. Peccato, veramente peccato. Dunque, io credo che non debba aggiungere più nulla. Sono rimasto contento del prodotto. Diciamo che sul 97% sì, avrei preferito forse una colorazione leggermente meno carica, ma solo per renderlo un po' più fedele all'anime, ma nonostante tutto mi piace anche così com'è. Non mi piace questa parte, quindi l'avrei ridimensionata un po', non avrei lasciato tutto quello spazio vuoto e in più, ecco, avrei utilizzato forse delle anche differenti o comunque delle sferette per quanto riguarda la zona dell'inguine, perché così si apre veramente troppo. Poi per tutto il resto sono rimasto veramente molto contento e mi piace molto, lo trovo bellissimo e mi piace anche molto più di Shun già vi ho detto nella sua recensione. Ragazzi, io vi ricordo che è possibile poter ricreare anche con Hyoga l'armatura con le ali, come lo vediamo quando insieme a Sirio volano dagli inferi verso i campi Elisi, superando l'iperdimensione, e infatti vedete che anche le ali, come vi dicevo nella parte dedicata al totem, sono state ricreate in maniera proprio fedele, fedele così come si vedono nell'anime, come è successo anche con Seiya prima di lui. E poi vi ricordo gli extra, che sono 4 volti extra per Hyoga, 4 volti extra per Hyoga, considerando anche quello bendato con l'occhio chiuso o comunque con gli occhi chiusi, perché poi sotto la benda l'occhio c'è ancora, quindi con gli occhi chiusi. Poi abbiamo 4 volti per tutti e 4 i protagonisti, compreso quello di Hyoga, sempre bendato ad occhi chiusi, però piangente, così come lo sono gli altri tre per gli altri tre protagonisti. E niente, ragazzi, questo è quanto. Io chiudo qui, vado a posizionare il mio Mitty in vetrina insieme a Shun, insieme agli altri. E niente, vi rimando nella parte ultima per i saluti finali. E dunque, ragazzi, eccoci insieme. Devo dire che il mio Hyoga l'ho posizionato qui insieme agli altri tre. Qui adesso vabbè c'è ancora il Meat, però poi trasformerò il Meat nel totem, come vedete, che sto facendo da tempo. Poi qui manca Oriviano perché la statua del grande sacerdote supera in altezza questo livello e quindi ho dovuto sacrificare Oriviano. Quindi non lo so, purtroppo lo spazio quello è. E comunque al posto dei samurai voglio metterci un'altra volta gli Asgardiani, perché ormai diciamo che siamo quasi addirittura d'arrivo anche con quelli, quindi mi piacerebbe vedere la cassa al completo. E allora, ragazzi, detto tutto ciò, io non mi voglio trattenere ancora oltre, ringrazio Action Figure Realm per avermi fatto arrivare questi due prodotti, quindi il Meat e la spilla del film Cosmos di Sailor Moon. E niente, io ripeto, dovendolo tenere così frontalmente comunque, ma nel complesso il Meat è bello, esteticamente mi piace molto, potevano migliorare soltanto quei punti che già vi ho citato. Tutto il resto comunque secondo me è tanta roba, veramente tanta roba. Spero che sia stato di gradimento anche alla mia amica Marina, visto che comunque è il suo cavaliere di bronzo preferito. E io, ragazzi, credo di non dovervi aggiungere veramente nient'altro, quindi se volete lasciare like, commenti, se vi volete iscrivere perché magari siete utenti nuovi o nuove, e a me farebbe piacere, se volete lasciare una donazione per questo mio secondo lavoro, ormai è diventato un lavoro,
visto quante informazioni porto per ogni video, potete fare una donazione libera cliccando sul link PayPal che trovate in descrizione. Se volete ancora sfruttare il codice sconto MCC01 per fare i vostri acquisti sul sito Action Figuria, trovate il link sempre in descrizione al video. Se avete bisogno di informazioni da Action Figuria, trovate anche il link della sua pagina Facebook sempre in descrizione al video. Io, detto tutto questo, vi saluto, vi ringrazio, aspetto i vostri commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!